Qual è l'obiettivo che si sta prefiggendo con questi incontri, per la giornata della memoria a Ferramonti? Sì, abbiamo allestito una serie di eventi, manifestazioni che appunto abbiamo chiamato a curare i giorni della memoria proprio per sottolineare l'importanza che la memoria appunto venga celebrata 365 giorni all'anno. E in questa manifestazione la peculiarità è ricordare gli 80 anni dall'emanazione delle leggi razziali e con ospiti importanti della cultura italiana e le testimonianze. Ci sarà una testimonianza di un'internata che aveva anche 12-13 anni all'epoca, che è Edith Fish Fujiboa, che appunto verrà a presentare il suo libro Testimonianza, e questo è uno dei punti principali di queste manifestazioni, oltre al fatto che istituiremo il parco letterario Ernest Bernhard e andiamo ad inaugurare la biblioteca tematica appunto sulla Shoah, sui temi dell'Olocausto e non solo, anche della presenza degli ebrei in Calabria, che appunto intitoleremo a Gustav Brenner, che è stato anche lui internato qui e che poi ha messo anche radici come altri internati, ex internati, che appunto poi sono stati accolti da questa terra amara per certi versi, ma anche dolce e accogliente, così come anche andiamo a rimarcare il ruolo che hanno avuto le persone comuni. Ricorderemo anche Serafina Mauro, che è stata riconosciuta e anche insignita per i meriti appunto sociali, avendo offerto solidarietà in quegli anni dell'internamento ai tanti e tanti internati. Una signora come tante altre che ha diviso quel po' che aveva con gli internati. Cosa l'ha spinta a scrivere un testo proprio su Ferramonti? Per rispondere bene a questa domanda, credo sia opportuno fare un passo indietro nella mia vita. Io 20 anni fa lavoravo per conto di un'azienda che produceva e produce ancora, credo, tessuti di alta classe, di alta qualità, la migliore seta, il miglior poliestere del mondo. E avevo un amico, il quale era capo di una linea di prodotto e che si occupava di abbigliamento femminile. Un giorno lo stavo guardando mentre selezionava i disegni per la collezione che si sarebbe tenuta fra poco. Lui mi guardò sorpreso, poi disse: "Sai Mario, in fondo noi vendiamo emozioni." Ecco, quella frase mi colpì e mi emozionò, e io credo che sia stata questa una delle cose che poi, ritornando nella memoria e ripensandoci, dice quanto questo mio amico metteva passione nel suo lavoro e che appunto consisteva nel trasmettere, nel comunicare emozioni. E un po' questa è la ragione che mi ha spinto a scrivere, è quella di comunicare, ma non comunicare solo aridi eventi storici, che potrebbe benissimo essere fatto da un testo scolastico, ma di comunicare emozioni, cioè storie di persone, storie di vite, storie di cose reali. E allora direi che a questo punto, se vogliamo parlare del libro Ferramonti, sono tre i punti di partenza. Il primo punto di partenza è il ricordo di quando io facevo la quarta elementare e in un paesino della Bassa Pavese, che assomiglia molto, peraltro credo, a ciò che ho letto di Ferramonti. E avevo un maestro molto bravo, nel senso che era capace di interessare noi ragazzini raccontandoci
storie di paese, parlando di calcio, parlando di ciclismo. E è rimasta impressa la storia del verme solitario di Fausto Coppi, che è una cosa che sono sicuro che anche i miei compagni da allora ricordano. Allora facevo la quarta elementare. Vabbè. La seconda ragione è sicuramente la passione per la fotografia, per questa macchina fotografica Bessa, si chiama Bessa Voigtländer, una macchina a soffietto ancora 1930. Questa macchina fotografica un giorno me la sono trovata per le mani e mi sono detto: che ci faccio con questa macchina fotografica? In un periodo peraltro in cui stava nascendo la fotografia digitale, quindi ci stavamo spostando tutti sulla fotografia digitale, e mi sono messo a scrivere ed è venuta fuori la storia anche del mio maestro, i cui caratteri ho trasmesso nella figura del maestro di questa storia, di questo romanzo. La terza ragione per cui ho scritto questo romanzo è sicuramente l'essermi imbattuto nelle storie delle lotte bracciantili della Calabria. Questi eventi angosciosi che si sono verificati alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando è caduto il fascismo, i braccianti hanno pensato di riprendersi le terre d'uso comune che erano state confiscate dai galantuomini, dai principi e baroni che dominavano e penso in parte ancora dominino la scena calabrese. Queste lotte sono entrate nel racconto e diciamo che l'ambiente calabrese di quegli anni ha molto risentito di queste storie. Io ne ho lette parecchie e ho anche amici calabresi che mi hanno aiutato parecchio nella costruzione di questo romanzo. In particolare mi sembra giusto ricordare Amelia Paparazzo, che ha scritto questo libro che comprende gli articoli di uno dei primi giornali usciti dopo la liberazione, La Nuova Calabria, che è durato solo 2 anni, però è stata in qualche modo l'organo di informazione più importante che dal 43 al 45 ha interessato le terre calabresi. Lo zio di Amelia, Italo Paparazzo, è stato il direttore di questo giornale per questi 2 anni di vita, e bisogna anche ricordare che la Nuova Calabria per tutto il 1944 è stato l'organo ufficiale dell'AMGOT, cioè dell'Allied Military Government of Occupied Territories, che è il governo, l'organo del governo militare provvisorio dei territori occupati. Sono rimasto veramente compiaciuto a vedere di come sono state conservate le cose, alcune delle cose che c'erano, purtroppo non tutte, perché il tentativo del dopoguerra è stato quello di cancellare tutti questi campi che Spartaco Capogreco ha elencato, e sono centinaia, scomparsi, costruiti dal fascismo negli anni che vanno dal 38 fino alla conclusione della guerra, che qui in Calabria è stata nel 43. Quindi da quel momento, poi nel settembre 1943, Ferramonti è diventato un luogo di ospitalità, se vogliamo, ma prima era effettivamente un luogo di reclusione. Io sono sempre stato molto interessato alle storie dei campi di internamento o di concentramento o di sterminio, tant'è che in un libro che ho pubblicato recentemente racconto la storia di un protagonista ebreo
che però non passerà solo successivamente in un campo di concentramento, ma riesce a scappare prima. Questo ebreo diventerà poi, per gli strani scherzi della storia, diventerà un agente segreto inglese e poi avrà una vita molto, molto articolata, molto complicata. Ferramonti non occupa esattamente un posto centrale nella storia del mio romanzo, perché salta fuori dopo, viene fuori alla fine ed è una ricognizione retrospettiva e quindi lo si scopre dopo ciò che è successo prima, e ciò che è successo prima sono tutti questi eventi che irrompono nel romanzo e che non trovano spiegazione fino a quando si saprà di Ferramonti. È un modello per lui e per parecchi suoi compagni di classe. Teniamo presente che sono ragazzini di quinta elementare, quindi hanno 11 anni, che vivono una situazione drammatica che non capiscono. Questo evento li spaventa, li terrorizza. In particolare il protagonista verrà preso di mira dalle camicie nere in particolare, perché è sospettato aver visto chi ha preso la macchina fotografica. Ma nessuno mai penserà che questa macchina l'avesse presa lui. E lui è bravissimo in questo, a raccontare bugie in fin dei conti, perché ci sono momenti in cui raccontare bugie, saperle raccontare bene, fa la differenza fra sopravvivenza e non sopravvivenza. E pur essendo una cosa piccola, perché siamo in una classe elementare di un paesino ai margini della Sila di Catanzaro, e quindi un paesino inventato peraltro, ma questo maestro, che fra l'altro non è calabrese, ma è come lui stesso, come di lui stesso si dirà, amava la Calabria e ha voluto venirci quasi come una forma di, quasi direi di espiazione, o forse di sentimento di appartenenza, deluso da tutto ciò che aveva vissuto fino a quel momento, e quindi ci arriva con uno spirito particolarmente umile da una parte, ma determinato a mantenere i valori nei quali crede. Questo maestro è chiaramente un antifascista, pur senza dirlo. Ha una capacità straordinaria di raccontare le cose ai ragazzini e quindi è molto amato dai ragazzini normali, meno amato dai figli dei galantuomini, che per desiderio espresso dei galantuomini si trovano separati dal resto del gregge, che viene spinto nei banchi posteriori, mentre i banchi anteriori sono occupati dai figli di galantuomini, che sono sei, e non godono di una situazione di privilegio, anzi, come ricorderà il protagonista, li aveva sotto mano, non gliene faceva passare una. Sono nato con l'inizio della guerra, sono nato nel 40, proprio un mese dopo la dichiarazione di guerra, e quando la guerra finisce, è il 45, io ho 5 anni, e posso dire di aver fatto le scuole elementari in 4 diversi paesi. Quindi con continuo cambio di maestri e maestre, e peraltro dei quali ho ricordi sbiaditi. L'unico ricordo forte è quello di questo maestro, della simpatia che ha saputo attirare. Quindi in qualche modo sì, c'è un racconto di sofferenza. C'era un'insofferenza nei confronti di quelli che erano considerati cittadini da parte dei paesani. Non era esattamente lo stesso tipo di insofferenza. Però sì, effettivamente, io mi ricordo di essere sempre stato un estraneo. E lo si vede anche nella fotografia che io mostro nella presentazione. La fotografia della mia 4ª classe elementare con questo maestro,
il quale non discriminava, il quale veramente era capace di avere questo rapporto buono con tutti i ragazzini. Dunque, la soglia letteraria è davvero molto alta. Leggendo questo romanzo io ho pensato a Italo Calvino, esattamente nella scrittura e anche nell'intreccio di trama, di personaggi del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno. Perché la prima cosa che mi ha fatto associare il romanzo di Mario Giacompolli e il romanzo di Calvino è proprio il punto di vista. La scelta di un punto di vista particolare, cioè ancora ingenuo. Il punto di vista è quello di un bambino. Sia nel romanzo di Calvino che nel romanzo di Mario ci sono appunto due bambini che vedono la realtà con stupore, con ingenuità e anche, come dire, con una maturità forzata che è richiesta a loro, perché un bambino di 10 anni non può capire certe dimensioni storiche, però ecco, si inseriscono bene in questa realtà sconosciuta, terribile, ma anche, come dire, accattivante, e diventeranno uomini proprio per questo. Tutto il romanzo è lo svolgimento di questa vicenda, di questo ragazzino che è a confronto con una realtà più grande di lui, e diventerà uomo proprio perché in seguito al possesso e nascondimento della macchina fotografica egli andrà alla ricerca della verità che è insita nella giustizia. Quindi poi affiora in maniera decisa e argomentata bene tutta la questione dell'impegno civile, dell'impegno proprio politico, che appunto suggerisce che non è possibile rimanere indifferenti a quanto la storia anche di negativo ci presenta.